Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma ministro, rapporti con il Parlamento. Bene. Però forse Rampelli ci ha detto che non è così. Sono contento, sono assolutamente contento. Non mi sta dando una novità, nel senso che esattamente, siccome ho fatto il ministro, cioè, le risulta? Ho fatto il ministro, credo che anche Boccia l'abbia fatto, sa che non funziona che il ministro lo si apprende dal toto ministri o dalle faccine che passano. Quindi guardi, veramente quello che è anche l'inopportunità della dichiarazione di Berlusconi 2 giorni fa sulla lista dei ministri, quello che accade e che sta portando avanti come linea Giorgia Meloni, e mi fa molto piacere, è proprio quello che ognuno di noi si è confrontato con Giorgia, ha dato i propri contributi, eccetera. Ma la sintesi accadrà e sarà fatta solo da parte di Giorgia Meloni, che sarà il leader incaricato, e con il Presidente della Repubblica. Certo. Forse Boccia lo sa, come me. Ci possono essere liste che arrivano e che poi correttamente cambiano. Perché la Costituzione non è una cosa formale, è sostanziale. Ed è per questo che bisogna portare rispetto alle procedure. Anche qui alcuni miei amici o elettori mi dicono: oh, ma quanto tempo sta passando? Perché tanto sono passati 20 giorni, ma si deve insediare il Parlamento. Il Parlamento è una cosa importante, devono essere eletti vicepresidenti, e adesso i voti sono stati voti, adesso conta la rappresentanza che gli italiani hanno avuto dando ed eleggendo i deputati e adesso i gruppi parlamentari. Per questo credo che sia, mi piace molto la discussione, io le dico cosa mi piacerebbe fare. Al posto di Verderami, retroscena, sarei il più bravo di tutti. Verderami vuol fare ministro? No, grazie, no, come se avessi accettato. Hai già rifiutato anche tu? No, è come se avessi accettato, ho detto. No, per carità, comunque è vero, e poi se mi posso permettere da